Due giorni alla gara contro il Livorno, due giorni per capire se la vittoria nel derby contro l'Hellas Verona di sabato scorso ha riacceso quella fiammella giallo-blu che covava sotto la cenere. Continuano gli allenamenti qui allo Sport Hotel Veronello in vista della gara di domenica contro i Toscani, una gara salvezza. Oggi in particolare i giallo-blu hanno svolto esercizi di tecnica alternati a fasi di possesso palla, esclusi Calello e Clayton, sicuri assenti per la gara contro il Livorno e lo squalificato Pellissier, mister Corini avrà a disposizione tutti gli altri giocatori della rosa. Non sarà della partita Andrea Luci, il capitano dei livornesi è squalificato, in diffida invece ci sono Sestu, Radovanovic, Pellissier e Duncan. Un po' di numeri. Quella di domenica sarà la gara ufficiale numero 100 per Bostian Cesar. Il centrale gialloblu infatti vanta 95 partite giocate in campionato e 4 in Coppa Italia. Per lui anche 5 reti segnate. Il suo compagno di reparto, il terzino Bucari Dramea, invece ha appena tagliato le 50 presenze ufficiali con la maglia clivense. Tornando alla gara di domenica, arbitro dell'incontro sarà Gianluca Rocchi di Firenze. La società clivense ha deciso che gli abbonati e tutti coloro che acquisteranno il biglietto per la gara Chievo-Verona-Livorno potranno assistere gratuitamente alla partita di Coppa Italia Chievo-Reggina. Per farlo basterà presentare il proprio abbonamento o il biglietto acquistato per la gara di domenica alla biglietteria. Per tutti gli altri il costo del biglietto della partita di Coppa Italia è di 5 euro. Come di consueto oggi ha parlato in conferenza stampa mister Eugenio Corini. Vi mostriamo ora tre estratti nel quale il mister parlerà della gara contro il Livorno di domenica, della punta Cyril Terò e del centrocampista Luca Rigoni. Diciamo che il Livorno ha sempre giocato comunque una difesa a tre e ha cambiato qualcosa tra il centrocampo e l'attacco, a volte giocando con i cinque centrocampisti e due punte, oppure giocando con un trequarti greco che invece di fare l'interno sinistro lavorava da trequartista con le due punte. E dunque da questo punto di vista li conosciamo bene e parlando proprio del Livorno, visto che andiamo in ottica Livorno, è una squadra che ha una grande forza, un grande senso di appartenenza. Secondo me Nicola ha fatto un lavoro straordinario l'anno scorso, perché era partito giocando in un modo, gli si è fatto male Siligardi, ha cambiato, comunque la squadra ha fatto un campionato importante. E queste prerogative le vedo in questo scorcio iniziale di campionato, dove comunque Livorno ha sempre fatto ottime gare, ha una buona classifica e anche contro le grandi, vedi Inter e Juventus, hanno fatto fatica a batterlo. Dunque mi aspetto una squadra da questo punto di vista rognosa e difficile. Cyril per me mi dà, col suo movimento, con la sua qualità, tante alternative di gioco in cui noi stiamo cercando di lavorare, perché secondo me diventiamo imprevedibili e diventa difficile per gli altri poi capire come venire a prenderci. Uno di quei giocatori che mi ha dato più soddisfazione l'anno scorso, perché era un giocatore, un play davanti alla difesa, dal punto di vista tattico è migliorato tantissimo, ma mi è piaciuta la personalità con cui è cresciuto nella costruzione del gioco. Tante volte riceveva girato, tante invece adesso riceve guardando la porta avversaria e dunque si guadagna un tempo di gioco. E io quando vedo Rigoni che a tre minuti dalla fine affronta i turbe e gli si fa tirare addosso da tre metri, questo per me è lo spirito, quello che vedo in De Rossi della Roma. Io amo questi giocatori che si sentono la squadra addosso e sono i primi a assumersi delle responsabilità. Vi ricordiamo che domenica, dopo la gara contro Livorno, potrete vedere le interviste dei protagonisti a caldo subito dopo la partita. Anche per oggi con Veronello News è tutto, il prossimo appuntamento è per la settimana prossima.